Questo periodo di quarantena è ed è stato veramente molto produttivo per me. Nonostante non ho più potuto avere qua i miei collaboratori, in completa solitaria ho prodotto tanto per esprimere tanto mio dissenso, tante sensazioni che in un momento così caldo non si potevano neanche dire a parole. Io lavoro tanto con i social, sono nato da lì. Per me è molto importante vedere come gli utenti si relazionino all'opera e quello del contatto oggi viene fuori tanto, questa paura di perdere il contatto umano, quando fondamentalmente il contatto umano più profondo e più autentico poi è sempre stato molto raro. Solo che oggi con la metafora della tecnologia lo riusciamo a vedere in modo molto più evidente. Come vediamo quel mancato contatto tra l'uomo, quel mancato contatto senza tempo, quel desiderio di arrivare a toccarsi, ma poi c'è sempre una qualche paura, un qualche freno, una qualche inibizione, una qualche paura di perdere se stesso, forse, nell'altro. Touch Scream è nata nel 2018. Dire che quest'opera è stata esposta per due volte al Museo della Triennale di Milano, che è un museo molto importante per il design. Caso stiamo facendo una seconda versione. Il primo approccio che ho avuto con l'arte era da bambino. Mi divertivo a creare delle accumulazioni con i miei giocattoli. Per tanti anni questa cosa fu interrotta, fino ai 21 anni che riscoprì questa passione al seguito di varie esperienze mie personali piuttosto sconvolgenti. Così mi dedicai ad esplorare quelli che erano i primi social network che stavano emergendo. Stava nascendo YouTube, con i primi YouTuber, i primi influencer, quelli che poi si sarebbero chiamati influencer. E vedevo in quei personaggi e nella loro indipendenza un modo per iniziare a farmi conoscere e un domani aver potuto, e un domani potermi dedicare poi all'arte e venire fuori come artista. 5 anni dopo che su tutte le varie piattaforme ho raccolto circa 1 milione di follower, all'epoca ero molto forte, i miei primi lavori sono stati gli Actron Canvas, che erano scansioni laser, e quindi mi viene fatta una scansione laser sul corpo, si ottiene un file 3D di varie performance che io voglio interpretare, di varie condizioni dell'animo umano che voglio. Lì ho scoperto la modellazione. È nata, diciamo, la mia serie, quella che oggi mi rende un pochettino più conosciuto, che è la serie che affronta il rapporto tra uomo e tecnologia. E così la prima opera fu Connection, che racconta i nativi digitali, ma allo stesso tempo racconta tanto altro, il rapporto tra il bambino e la mamma, la connessione che abbiamo eterna con i nostri genitori. Da qui Touch Scream. Questo Touch Scream nasce da quel processo tecnologico e poi diventa un processo artigianale di cui ora. Quindi viene passata una gomma su tutta la superficie della scultura, quindi andiamo a colare la resina, poi la vetro, la fibra di vetro, aspettiamo l'essiccatura. Dopodiché procediamo a tutta la rifinitura, che è un processo molto molto lungo. A andare a riprendere dei dettagli che durante lo stampo si sono persi, le nocche, parti delle mani. E poi c'è l'assemblaggio dei due computer e la messa sulla base, la verniciatura e poi la messa sulla base. Lo vedrà semplicemente come la demonizzazione della tecnologia, al quale io cerco sempre di stare lontano, ma che nel quale io rientro delle volte come artista, e chi invece ne può vedere dell'altro. Anzi, io sono
un grande amante e sostenitore della tecnologia, la messa online di una mia opera è addirittura diventa la data di certificazione di realizzazione dell'opera stessa. Perché è come se avesse preso vita in quel momento, perché è in quel momento che le persone l'hanno potuta vedere, fruire, introspettare, che sociali, avere come un indice di quello che sta succedendo dentro di noi, no? Nel mondo. Il Covid ha influenzato tutti gli artisti, non solo la comunità italiana. Mi sono saltate tante attività. Quando è arrivato il primo lockdown qua in Italia, avevo mostre in alcuni musei italiani, dovevo venire a New York a fare un'installazione in un parco, dovevo fare tante cose che si sono annullate. Però allo stesso tempo ne sono nate tante altre, perché è venuto fuori in me tutto un nuovo sentimento che si è dovuto esprimere attraverso nuove opere legate alla quarantena. In qualche modo, proprio attraverso questa quarantena, si è trovato costretto a scendere dagli altari dell'offline e si sono trovati tutti costretti a dover andare online. E questo mi ha creato molte nuove connessioni. Lei fa parte, è come un ponte tra il periodo che precede, il periodo durante e il periodo che succede la quarantena, e speriamo che sia anche un ponte per un futuro nuovo, sicuramente, non so dire se migliore, ma sicuramente nuovo e più consapevole. Io non ho la velleità di trasmettere un messaggio preciso. Ogni opera mi racconta qualcosa di me e rimane mio, intimo e personale, e il suo obiettivo è che poi ad ognuno racconti qualcosa di sé.